temporaneo, che è questo punto interrogativo che sembra non essere ascoltato, no? Terza guerra mondiale, a me che importa? Questa la peste dell'indifferenza di quello che noi viviamo quotidianamente, che ormai immagini ormai i modelli non sembrano più cambiarci. E alla mia destra e alla mia sinistra, appunto, già conoscerete, abbiamo il dottor Flavio Lotti, che è stato appunto l'organizzatore della pace, della marcia per la pace di Giulio Assisi nel 1996, ha fondato anche quella che è, risulta essere ora un grande pacifista italiano, che è appunto la tavola della pace, e che ha contribuito attivamente e quotidianamente con il suo impegno etico e morale quello che è una terra promessa, no? Abbiamo chiamato così, che è appunto l'unica alternativa, appunto la pace. E dall'altra parte appunto abbiamo l'economista e giornalista Roberto Stagno, che sta adesso raccontando dei suoi viaggi oltreoceano, non solo, fondatore del 1964 di quella che è tuttora l'Interpress Service, una delle più importanti agenzie mondiali di giornalismo indipendente, un giornalismo che si occupa della periferia del mondo e di tutto quello che sono drammi anche dimenticati dalla, molto spesso anche da noi. E io so che adesso vedremo dei video riguardanti appunto la situazione attuale delle guerre che affliggono la nostra terra. E c'è un post, un articolo che ho letto qualche settimana fa dal Post Internazionale, che volevo riproporvi, di un giornalista che appunto scriveva sulla guerra in Siria. 5 anni di guerra in Siria, oltre 4 milioni di rifugiati, oltre 220.000 morti. Questa settimana abbiamo parlato, il giornalista ha parlato del cosiddetto, la seconda riprensa di quello che è successo a Kobani in Siria e anche del massacro di palestinesi. E si fa un punto e riflette, chiede, e credo che sia estremamente collegato a questi due punti interrogativi che cercano in qualche modo di sollecitare, interrogare, chiederci che cosa facciamo noi, che cosa siamo noi e perché tutto questo. Chiede appunto, la nostra indifferenza è qualcosa su cui dobbiamo riflettere e parlare. In quanto giornalisti dovremmo mettere in discussione la qualità del nostro lavoro, in quanto persone, la nostra stessa umanità. Ecco, io vi lascio con queste parole e appunto chiedo al nostro dottor Flavio Lotti di poter intervenire e soprattutto di poter farci capire di fatto che cos'è questa peste che un po' incombe questi punti interrogativi, a noi che cosa importa, perché non ci importa e perché c'è un mondo che fugge, milioni di persone che fuggono per fame, per guerra e perché di fronte a una comunicazione che invece internet ci permette di avere un approccio orizzontale, di poter comunicare, di poter sapere, nonostante questo c'è l'esaltazione del singolo e del suo egoismo. Buon pomeriggio a tutti quanti voi, grazie. È una bella occasione per me condividere con voi alcune riflessioni e innanzitutto sono alcune cose importantissime. Sono già state dette e siamo finiti un po' di tempo, insomma, per costruire insieme un pensiero. Vorrei anche sottolineare l'importanza che è stata data al punto interrogativo, alle domande, perché proprio nei giorni scorsi ho ritrovato tra le memorie di un soldato della prima guerra mondiale una riflessione, uno di quelli che erano strappati, perché sono riusciti a uscire vivi, diceva: ho scoperto che nel vocabolario del soldato la parola perché non esiste, e mi ha immediatamente colpito, cioè, riportato ancora una volta davanti agli occhi l'importanza del sapersi porre le domande, tutte le domande, non ci sono domande giuste o sbagliate,
domande oggi sono importanti. Troppo spesso noi vediamo scorrere davanti a noi dei fatti, delle cose, e non, anzi, forse nel nostro intimo ci domandiamo anche perché, ma poi subito dopo lo rimuoviamo, perché questo, questo perché, punto interrogativo e non il punto esclamativo, sono oggi troppo impreparati. E allora questa è la prima riflessione che vorrei condividere con voi, anche perché, in questo caso affermativo, ricollegandomi alla storia, vorrei ricordare che 100 anni fa, in questi giorni, noi stavamo vivendo in Italia, stavamo vivendo la loro vita tranquilla, assolutamente tranquilla. Era una vita non so se sono stati fatti degli studi specifici, c'è una frigitoria, vabbè, forse qualche disturbo. Non so se qui pure sono stati fatti degli studi su quel periodo, però io ho avuto modo invece di studiare quello che accadeva nel nord-est dell'Italia, dove poi si andarono a scavare le famose trincee della prima guerra mondiale. E abbiamo trovato un documento storico straordinario. Una settimana prima che a Sarajevo ci fosse quei due colpi di pistola che poi dopo diedero via a quella che oramai viene definita come la catastrofe, la madre di tutte le catastrofe del Novecento, forse anche per tempo potrebbe fare cose aggiungere pensando a quello che continua in Medio Oriente. Bene, a Tamo Falcone partiva una delegazione di commercianti che andavano dal prefetto per chiedere l'apertura domenicale dei negozi. Tema peraltro rimasto sulle pagine dei giornali, diciamo, per diverso tempo, anche di recente. Cioè non c'era la minima percezione da parte delle persone di quello che poteva accadere. 100 anni dopo oggi, noi invece siamo immersi in una montagna di informazioni. E però abbiamo un grande problema che io, diciamo, oggi scriverei già con questa affermazione, cioè con la perdita del senso del pericolo. Quando uno dice terza guerra mondiale, dice una cosa impressionante, se uno ha soltanto un filo di memoria, se ha studiato qualche cosa su quello che è accaduto nella prima e nella seconda, pensando che ci possa essere una terza guerra mondiale, c'è da venire in brivido, mettersi da tremare, diciamo, no? E allora quando Papa Francesco, scusate, non voglio fare una lezione di dottrina religiosa, ma quando l'ultimo leader mondiale sopravvissuto alla crisi epocale che stiamo vivendo, questa è l'affermazione finale, faccio, diciamo, in maniera esplicita, dice, denuncia un anno fa, tornando da Seul, ai giornalisti, è come se stessimo vivendo una terza guerra mondiale, ha capito gli appezzi, e poi questa affermazione che per lei viene presa dai giornali, giorni, poi dopo lui la riprende per molte volte e la continua a riprendere anche in questo periodo, anche di recente, nel periodo pasquale. Io mi domando, ma perché non succede più? Allora, posto Papa, esatto, che parla di energia di carne, no? Senza condizioni di causa di una terza guerra mondiale, oppure tutto quello, oppure c'è qualcosa che non va. Perché ditemi voi se mi sbaglio, ma io non ho visto alcuna reazione. Cioè, il 24 maggio del 1915, cioè da qui a poco tempo, ci fu una
dichiarazione di guerra. L'Italia entrò in guerra e dichiarò all'Austria, all'impero austro-ungarico, lo fece all'inizio anche alla Germania, lo fece solo all'impero austro-ungarico, dichiarò guerra e l'Italia entrò in guerra. Oggi viviamo in un tempo in cui nessuno dichiara più guerra a nessuno, le guerre si fanno senza dichiarare. Basta che pensiate a quello che è successo l'ultimo degli episodi di quest'anno, lo Yemen. C'è stato qualcuno che ha sentito parlare di una dichiarazione di guerra dell'Arabia Saudita contro lo Yemen? C'è stata una riunione del Consiglio di Sicurezza in cui si è discusso di autorizzare lo Yemen a intervenire, l'Arabia Saudita ad intervenire in Yemen sottolegge, perché adesso va di moda citare, non solo adesso, da una ventina d'anni, va di moda parlare delle Nazioni Unite come di una cornice, come di un'egida, non come di un organismo, di un'organizzazione che era stato scritto e pensato 70 anni fa, non proprio 70 anni fa, nel 1945, cioè un organismo che doveva prevenire le guerre, impedire che altri giovani, altre generazioni venissero maciullati, diciamo, da un'altra cosa, un'etichetta che serve per avere dato legittimità alle cose che si decidono altrove. Ma nemmeno questo, nemmeno questo. In questi giorni il governo francese sta decidendo di intervenire, probabilmente l'ha già deciso, di intervenire a fianco dell'Arabia Saudita in Yemen. E così l'Egitto e altro. Penso alla Francia perché è l'Egitto. L'Egitto non so se ci siamo resi conto, noi adesso abbiamo l'Egitto il nostro alleato, chi è il nostro alleato? È un militare che ha fatto il colpo di Stato. E noi diciamo siamo tranquillamente alleati con un militare che ha fatto il colpo di Stato. Fino a qualche tempo fa no, eravamo tutti a sostenere la democrazia, ci doveva essere la democrazia, ci dovevano essere le elezioni in tutti i paesi che volevano uscire dalla dittatura. Adesso abbiamo dimenticato, abbiamo rimosso, abbiamo cancellato tutte queste pretese. Diciamo adesso c'è una cosa più importante, che questi facciano ciò che serve anche a noi, che torna utile anche a noi. Allora, ancora una volta, le guerre non si dichiarano, si fanno, e si fanno in qualunque modo. Certo, anche 100 anni fa si facevano modi possibili. Nelle trincee del Carso, dove fra una settimana, esattamente fra una settimana, io e Roberto Sarri saremo insieme a 3.500 giovani studenti di 16 regioni italiane, in quelle trincee, per dare vita a una grande meeting di pace, in quelle trincee si sperimentò l'uso del gas. L'uso del gas venne sperimentato per la prima volta in campo di battaglia in quei luoghi e Monte San Michele, che ispirò dopo diversi 9 mesi di presenza in trincea a Giuseppe Ungaretti le sue prime poesie, in quel monte, anche grazie all'uso di gas e di tutte le tecnologie che poi viene mai venne frutto della prima rivoluzione industriale, vennero impiegate per la prima volta in maniera massiccia, ci furono 112.000 morti in un solo luogo che si chiama Monte San Michele, ma che se lo andate a vedere è un po' più di una collina, e si capisce perché Ungaretti, dopo 9 mesi di buio dentro la trincea, per chi conosce la poesia media, ricordo, diciamo, no? Quelle lettere d'amore che scrive dopo aver passato una notte accanto a un suo compagno morto, dilaniato dalle bombe, senza potersi muovere. Si capisce perché una volta che poi dopo 9 mesi riescono a conquistare il Monte San Michele, Ungaretti si dice un illumino di mezzo. Ma è capitato anche a me, perché effettivamente salendo da quella collina, arrivando sui cima,
tempo bello si vede il Golfo di Trieste, si vede il mare, il cielo straordinario. E eppure tutto oggi, tutto questo, oggi, a noi non ci dice quasi più niente. E allora, prima ancora del problema dell'indifferenza, una bella, mi piace l'espressione, che definito peste, bisogna domandarci se abbiamo ancora un po' il senso del pericolo, che è un senso innato nell'essere umano, no? Se avvertiamo che c'è un calore, la fiamma quando andiamo a scaldarci il latte o qualche cosa, lo ritiriamo subito la mano, se beviamo dal rubinetto un goccio d'acqua clorata in maniera eccessiva, la sputiamo immediatamente, non interveniamo di che entri dentro il nostro organismo, no? Quindi un po' di senso del pericolo ce lo dovremmo avere, però collettivamente, perché io credo che non possiamo scaricarlo su una responsabilità di livello personale, quindi in campo delle responsabilità collettive, noi invece questo senso del pericolo l'abbiamo perso. 100 anni fa i commercianti di Monfalcone e anche i contadini umbri non avevano il minimo strumento per poter capire che cosa stava per accadere. Noi invece abbiamo moltissimi strumenti per vedere quello che sta accadendo e per cercare di immaginare quali pericoli stanno arrivando. E allora il secondo problema è fare i conti con queste guerre, perché in realtà noi con queste guerre ormai siamo sempre più coinvolti, noi in realtà dobbiamo fare la nostra vita, però il nostro paese, i nostri governi, da qualche tempo, c'è stato un lungo tempo nel quale noi non abbiamo mosso un soldato di fuori dei nostri confini, ma da quando è caduto il muro di Berlino, noi abbiamo già partecipato a ben 9 guerre. Solo che queste 9 guerre, Somalia, Bosnia, Iraq la prima volta, Iraq la seconda volta, Afghanistan, Libano, Kosovo, solo che tutte queste guerre noi in italiano le abbiamo sempre chiamate missioni di pace. Ma solo in italiano, perché se andate a cercare una simile espressione in altre lingue, qui abbiamo un esperto di tantissime lingue, non esiste. Questa espressione non si trova da nessuna parte, in inglese, in francese, in tedesco, in russo, in cinese. Le espressioni missioni di pace possono essere abbinate esclusivamente a quello che fanno le Nazioni Unite, ma veramente sono i casi blu dell'ONU. Noi invece le chiamiamo missioni di pace, in tutte le altre lingue si traduce guerra, ok? Allora anche qui abbiamo un problema col quale noi non abbiamo ancora accettato di fare i conti, perché se cambiamo il nome alle cose facciamo poi fatica a capirci, e siccome noi ci stiamo già preparando alla prossima guerra, secondo i pianificatori militari italiani, si dovrà fare in Libia. E anche lì, diciamo, un po' strano, ma non deve essere troppo strano, ricordarci che prima ancora della prima guerra mondiale noi siamo andati lì. E secondo degli autorevoli storici internazionali, la guerra che noi abbiamo fatto in Libia nel 1912 è stata proprio quella guerra che ha fatto balenare nella testa di tanti leader, diciamo, come li chiamavano, i responsabili, diciamo, dei vari imperi, no? Che l'idea che forse questo impero ottomano non era così invincibile. Se persino l'Italia, l'Italietta di allora, era riuscito a sconfiggere l'impero ottomano di Emilia, allora forse si poteva farlo anche. E i servizi segreti di allora stavano operando in maniera molto concreta da molto tempo, e ancora non si è capito bene, non è ancora conclusa l'analisi.
ricerca storica di chi ha armato poi quel giovane di 20 anni che con due colpi, no, ha dato fuoco alle porte. Quindi forse c'è un lungo capitolo di un libro, il più famoso che è uscito di recente, sullo studio di fatti di allora, di Christopher Clark, che si intitola I Sonnambuli. I sonnambuli erano coloro che gestivano il potere, no, dei vari principati, dei vari imperi in Europa, gente che credeva di vedere, in realtà si muoveva come dei sonnambuli, non sapevano quello che stavano facendo. Ma in quel libro c'è un capitolo dedicato proprio a quello che l'Italia fece nel 1912 in Libia. Allora, mi sembra, come dire, non è che se ne discuta, ne abbiamo discusso, però dall'inizio dell'anno, lo dico solo per fare un pizzico di memoria, perché quando di corsa, come dire, seguiamo di corsa i fatti che poi ci succedono con una rapidità così forte da fare un po' di pressione, no? Noi abbiamo avuto all'inizio dell'anno Parigi, poi Bruxelles, il museo, sinagoga. Poi, contemporanea, c'è stata la Nigeria, ha cominciato ad emergere il tumore della Nigeria. Poi è scoppiato l'ISIS, e quindi sembrava che dovevamo andare subito a intervenire in Iraq. Poi dopo siamo arrivati alla Libia, e le bandiere nere disegnate sopra il Vaticano, e allora immediatamente c'è stata, diciamo, un'altra infiammata, diciamo, di titoli allarmanti. Poi ci sono state, poi c'è stata un'altra cosa, e nel mezzo naturalmente c'è stata l'Ucraina. Tutto questo periodo è scoppiato il rumore dell'Ucraina. Poi dopo c'è stato le elezioni, le elezioni in Israele vinte da una persona che dice che non vuole più fare la pace con i palestinesi, perché ha due giorni prima delle elezioni ha detto ufficialmente che lui lo Stato palestinese non lo accetterà mai. Non era mai stato nessun leader politico candidato, diciamo, aveva osato dire, se non quelli dell'estremissima destra, che prendevano sempre delle percentuali importanti dal punto di vista degli equilibri politici, ma assolutamente piccole nei confronti, anche perché si dice sempre che tutti i sondaggi danno un'opinione pubblica israeliana per la gran parte favorevole agli accordi di pace. Allora, che convenienza ha un leader come Netanyahu di proclamare uno o due giorni prima delle elezioni che lui non farà mai, non autorizzerà mai la nascita di uno Stato palestinese? E quindi tutti sappiamo che quello è realmente una delle chiavi della pace di tutto il Medio Oriente. Poi alla vicenda del Yemen, anche qui un'altra fiammata, qualche giorno di attenzione, eccetera. Allora, quindi, così è messo. Poi c'è stato tutto il dramma. Abbiamo di mezzo, tutti i giorni c'è stato tutto il bravissimo. Poi dopo la continuazione, non sono capitoli che si aprono. Questa è un'altra delle novità delle guerre del nostro tempo. Nessuno le dichiara, e quando qualcuno ingenuo come Bush va sulla porta aerei a dire che la guerra è finita e che la battaglia è tutta vinta, viene clamorosamente smentito, tant'è che dopo di lui non ci sarà più nessuno che proverà a dire che la guerra è finita. Venire in Ucraina, dove per fortuna qualche cosa di positivo a un certo punto è accaduto. Non è un qualche cosa di definitivo, certamente, ma è certamente un primo passo nel stoppare quello che avrebbe potuto dare via alla seconda guerra fredda, alcuni degli esperti l'hanno definita in questo modo, in maniera assolutamente allarmante. E allora mi avvio alla conclusione, perché poi con Roberto proseguiremo la riflessione. Allora, io penso che noi abbiamo bisogno di provare a capirci, e il tema alla fine non è nemmeno sulla pace, sulla guerra, ma è il tema di fondo, la relazione.
citare come dire, questa attenzione eccessiva all'io, a ciò che ciascuno è fa, il privilegio, l'attenzione, no? È tradotto in politica, è che chiunque stia dentro quel palazzo e fa una dichiarazione ha diritto di essere citato, tutto il resto del mondo, no? Soltanto in casi eccezionali. E allora la domanda di fondo è: ma qual è il rapporto tra noi e il mondo, e il resto? Che idea abbiamo del mondo? In che mondo viviamo? Quante volte ci viene questa espressione? In che mondo? Guarda, in che mondo viviamo? La domanda se la sono pure noi. Ma io in che mondo vivo? In che mondo ho scelto di vivere? Io? Ho scelto di vivere nel mio mondo, il mio mondo dei miei familiari, del mio lavoro, delle mie relazioni quotidiane, no? Vado a scuola, vado al lavoro, ho degli amici, questo è il mio mondo. E poi quando abbiamo un problema, che per caso per strada ci si incrocia con qualcun altro, con un ascensore, con una scala, da qualche parte, con qualcuno che non si conosce, cioè, nasce subito un problema. Perché quello lì non sta nel mondo, è un altro, ma anche quell'altro sta al suo mondo, e la relazione tra il mio mondo e quello di quell'altro, che poi magari ha l'aspetto di uno che viene da fuori, che non parla come parlo io, il mio dialetto, la mia lingua, eccetera eccetera, beh, allora quell'altro mondo è davvero un problema, è davvero un problema. È soltanto il mondo di un altro individuo. E poi quando invece il mio mondo viene chiamato a fare i conti con le guerre che si avvicinano pericolosamente dentro casa, che fine fanno i nostri principi di pace? Non dico l'articolo 11 che già l'abbiamo per 8 volte messo da parte a partire dalla caduta del muro di Berlino, ma noi che diciamo che siamo per la pace, quando abbiamo visto il terremoto dell'ISIS in azione, e cosa abbiamo pensato? Eh sì, noi siamo per la pace, di fronte a quelli là, che vuoi fare? Mica pensi di vincere quel buonismo, ci hanno detto. Buonismo. Il buonismo è la cosa più inutile del mondo quando tu trovi davanti ai tagliagola dell'ISIS. Come si legge di fronte a questo? Che cosa siamo pronti a fare? No, perché voglio dire, il problema è che forse di fronte a queste cose bisogna andare a fare la guerra. Mica potremmo pensare, e quando lo scopriamo, qualcuno oggi l'ha anche scritto, poi lo scopriamo, aspettiamo che arrivino quelli dell'ISIS, e poi scopriamo che invece è la crisi interna che stiamo vivendo che produce innanzitutto violenza, al punto di esasperare qualcuno anche e di portarlo dentro alla follia. La follia della guerra. La follia della guerra sarà lo slogan del meeting che andremo a fare nel trincee. La guerra è una follia, lo ha detto e ripetuto a chiare lettere Papa Francesco quando è andato a Puglia il 13 settembre dell'anno scorso, proprio per ricordare le vittime, commemorare le vittime di allora e di tutte le guerre che ci sono state dopo. Si calcola che quella che è stata chiamata la grande guerra in realtà non è stata la più grande, no? Ma dopo quella grande guerra ci siano stati, sì, nessuno li ha mai contati, quindi gli storici che hanno sempre opinioni diverse su tutto, diciamo, dicono che si è arrivati a 230-250 milioni di morti a causa delle guerre, dirette delle guerre. Ma nessuno ricorda che i 10 milioni di morti della prima guerra mondiale, ai 10 milioni di morti della prima guerra mondiale e ai 20 milioni di feriti, mutilati, invalidi che ci sono stati, ne sono seguiti poi altri 20 milioni nel periodo 1919-1921 a causa dell'influenza e della miseria che la guerra aveva provocato. Dell'impoverimento generale, della distruzione, quindi diciamo il bilancio delle guerre che non finiscono mai,
che non si dichiarano più, che non finiscono mai, è un bilancio infinito, perché si continua a morire anche dopo che qualcuno smette di sparare, e per lui tempo. E allora l'impegno, le domande con le quali siamo partiti di questa riflessione, sono ancora lì tutte quante aperte. Il problema è con chi ce le poniamo. Ce le poniamo tra esperti, ce le poniamo tra cittadini consapevoli e responsabili, ce le proponiamo tra addetti ai lavori, o ce le proponiamo come comunità che sa di essere oramai parte di un mondo unico, che ci piace o meno, questo mondo è nostro. Noi abbiamo dei doveri e delle responsabilità, non è per buonismo, per altruismo o per per un atteggiamento di apertura che noi dobbiamo occuparci di quello che succede apparentemente lontano da noi, perché in realtà quello apparentemente lontano è a noi invece drammaticamente molto vicino. Grazie. Oggi a spingere un dittatore paranoico in un
seguito di accentiamento fino alla fine del nostro lavoro sul tema di aprire un fianco per questo teatro. A chi conviene? La domanda, conviene per l'Europa spingere l'Ucraina verso la Cina? Spingere la Russia verso la Cina? E ovviamente no. Ma c'è qualcuno che ha fatto delle riflessioni strategiche? Non ci sono. Per quali misteriose ragioni il fatto che Sarkozy dovesse aprire uno scontro in Siria e in Libia, noi abbiamo seguito meccanicamente un intervento in due paesi dove francamente qual era l'interesse del nuovo presidente di questi paesi? Qual è stato l'interesse degli Stati Uniti a mettersi in Iraq? Il petrolio, i possibili derivati del petrolio durante vent'anni sarebbero la metà di quello che gli Stati Uniti hanno speso in Iraq. Dove sta la logica? Come si decide? Poi ho anche detto che sono presentati dal Paese d'Italia. La Commissione degli Affari Esteri del Parlamento del Senato ha, quando la prende il 16 per 2010, la Commissione. Parlamento, 29, sono 11. Quante persone dei partiti si occupano di essere? Due. Mettete insieme tutti i titoli di azione, quello di essere italiano, non arriva a finire. Perché è un figlio sul sindacato. Come si fa? Chi la fa? Chi la fa? Come si decide? In questo modo abbiamo gli Stati Uniti che si funziona esattamente diverso. Cioè alla fine, mentre i cittadini si sentivano parte importante dei processi di altri, questo momento la reazione per cittadini e avvenimenti internazionali con la prima osservazione. Seconda osservazione, noi siamo vittime di un sistema informativo che non è più in grado di far vedere alle persone quello che succede nel mondo. Il sistema di informazione sarà sempre più concentrato su avvenimenti e sempre più uscendo dai processi. Oggi, se uno fa i giornali, vede una serie di avvenimenti, siccome gli altri sono due, senza poche storizzazioni, per cui gli avvenimenti appaiono di conto. E appaiono in modo completamente straordinario, perché i giornali non hanno la capacità di leggere il mondo, non c'è la cultura professionale che fanno, il risultato è sicuramente le notizie che escono come una novietta. Perché c'è la guerra? Chi fa la guerra? Quali sono gli interessi? Chi c'è dentro? Sono servizi che appaiono frammentari. Perché gli Stati Uniti sono alleati con le truppe iraniane per combattere l'ISIS e poi per il caso si alleano con l'Arabia Saudita in Yemen? E così tutto è pieno di contraddizioni che è difficile e complesso. Allora, i cittadini, secondo me, oggi, non seguono più gli avvenimenti internazionali, perché non hanno la chiave di lettura. Perché è impossibile, guardando la telegiornale, capire quello che succede. Semplicemente impossibile. Quando uno vede una situazione in cui siamo, in cui il governo polacco sta distribuendo armi alle milizie volontarie dei cittadini perché pensano che ci sarà un'invasione russa. In Lituania stanno facendo la stessa operazione. Il comandante della NATO, Wolgen, ha fatto una dichiarazione in cui dice che Putin è un pericolo uguale, se non maggiore, a quello dello Stato islamico. Uno si deve confrontare dei segnali che sono molto maggiori di Putin per quello italiano. La prima guerra mondiale, in realtà, che tutti sono stati ancora convinti che tra pochi mesi la vicino nuovo. Tutti, cominciando dall'impero tedesco, la guerra mondiale spagnola, l'impero ottomano, l'impero tedesco, l'impero coloniale e l'impero russo. Con il risultato che hanno creato un mondo di frontiere artificiali
inesistenti, l'Ucraina in caso, un paese creato artificialmente, mettendo insieme potenze che hanno una storia diversa, uno faceva parte di quello di Turcati e nella seconda guerra mondiale ha combattuto con i tedeschi, e un'altra parte faceva parte del Impero Russo e ha sempre vissuto praticamente il cambio economico che faceva parte dell'Unione Sovietica. Ma la Libia, altro paese inventato, il Libano, la Siria, tutti i paesi che non esistevano, noi siamo, con l'Iraq non esistevano, noi stiamo vivendo il risultato di un processo di creazione artificiale di frontiere che non stanno in piedi. Pensate ai curdi, 20 milioni di persone senza uno Stato, perché quelli che hanno fatto il signor Picot per la Francia e Sainz per l'Inghilterra hanno designato gli Stati senza guardare che ci sta avendo. I curdi stanno in Siria, stanno in Iraq, stanno in Turchia, cioè non cioè, c'è una situazione in cui il mondo in cui noi viviamo non è un mondo che è stato creato razionalmente, né il fatto che il commercio delle armi nell'82% è prodotto dai 5 paesi membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, che sono quelli che dovrebbero assicurare la sicurezza del mondo, e producono l'82% delle armi. Questi sono i fatti che non siamo in un'ologia. Allora io vorrei, se non mi sento la via, qui c'è un problema di fondo, che l'idea che abbiamo, un codice di comunicazione che abbiamo della pace. La pace per la grande maggioranza delle persone significa la mancanza di guerra. La pace non è la mancanza di guerra, la pace è una cosa molto più importante e molto più complessa. La pace è la capacità di noi cittadini di sentirci in una situazione che nel nostro interno si chiama pace. Qui non occorre andare nella mistica o nella spiritualità, che certo sono strumenti utili per sentirsi in pace. Ma che significa oggi pace? Che ci sentiamo più sicuri se gli eserciti abbiamo una doppia di effetti, la doppia di aerei, la doppia di capacità tecnologica, ci sentiremo più sicuri. O la nostra sicurezza non viene invece dal fatto di sentire che abbiamo un lavoro dignitoso, dei diritti umani che vengono rispettati, delle relazioni interpersonali basate sull'armonia, una società dove la giustizia sociale si occupa di ridistribuire e permette a tutti di partecipare a ciò che la crescita nazionale produce. Qual è la sicurezza? La sicurezza delle armi o la sicurezza umana? Io credo che la sicurezza umana è quella che tocca, e che tocca qualsiasi cittadino al mondo, dalla Cina all'Ucraina, perché è un tema in cui se io mi sento sicuro io sono in pace. Le crisi che vediamo uscire in tutti gli anni, i partiti di estrema destra che sono xenofobi, che sono nati di colpo non più di 5 anni fa, in paesi insospettabili per civili come l'Olanda, la Finlandia, la Norvegia, la Svezia, la Danimarca, tutti questi paesi sono nati come? Perché c'è un senso di crisi, c'è un senso di sicurezza. E l'altro diventa il pericolo, l'altro è il migrante. E se questo fa fortuna politici. Peccato che le statistiche delle Nazioni Unite ci indicano che l'Europa è un paese che ha un deficit di popolazione. Perché io devo avere 20 milioni di giovani che entrano in Europa per mantenere il sistema sociale che si conosce. Esiste la capacità politica oggi di fare un dibattito perché entrano 20 milioni di giovani in Europa? Fatto. E noi siamo una popolazione la cui produttività sta decrescendo. Noi continuiamo sempre a parlare del fatto che i prodotti cinesi sono nel mercato, ma non ci teniamo conto che da un tipo di economia che deve sostenere una popolazione anziana che è sempre in crescita e che ha dei costi sociali che i paesi di giovani non hanno. Prendiamo l'India,
che sono 1.200.000.000 di persone, ma il 50% della popolazione ha meno di 28 anni. Volete vedere cosa significa mantenere quel tipo di economia che è la popolazione e la nostra. Allora, se introduciamo dei criteri con cui ci sentiamo di vivere insieme, e questi criteri possono essere basati su molti valori di consistenza comune, cosa fa sì che io voglio convivere con te? Quali sono i valori su cui mi sento di vivere insieme? Che diventa un discorso globale. Non è detta solo un discorso all'interno del paese. Se noi non prendiamo questo discorso e vediamo che il tema della sicurezza non è quello delle armi, non è quello degli armamenti, ma è quello della capacità dell'individuo di vivere decorosamente in dignità e il proprio sviluppo, noi continuiamo a ricorrere in un'idea curiosa, che la pace viene dai rapporti internazionali, da persone che studiano i rapporti internazionali, cosa che nel mondo della politica non esiste più, vogliono solo sempre. Gli Stati Uniti non sottoscrivono un accordo internazionale dal 1898, quando alcuni accordi, come per esempio il Trattato del Mare, sarebbero però fondamentali. Non sottoscrivono tutti i procedori, in principio non sottoscrivono un accordo internazionale. Ora, mi rendete conto che un mondo in cui il paese non vuole sottoscrivere accordi internazionali per principio, è un mondo dove bisogna discutere i valori e perché stiamo insieme, cosa vogliamo fare insieme. E questa è la mia domanda. Vogliamo stare insieme per fare che? Io credo che vogliamo stare insieme per avere una vita dignitosa, una pace verso gli altri, verso di noi, e quindi dobbiamo discutere di valori e vedere come la sicurezza non venga vista come un fatto militare, ma venga vista come sicurezza umana. Questo concetto della sicurezza umana, che è la base della pace, è quello che dobbiamo portare in alternativa al concetto della guerra come soluzione dei conflitti. Grazie. Sono abbiamo parlato anche di fatto di quanto sia complessa la storia, no? Noi viviamo soprattutto di effetti, ecco perché a volte ci sembra così difficile, così ostile, così ostico comprendere quello che noi viviamo, perché siamo anche un po' abituati alla selezione della memoria, alla selezione di cosa dobbiamo studiare e non, alla selezione anche dei morti. Invece capire e comprendere quello che sono, quelli che sono stati gli antecedenti, quelli che sono stati gli inizi, anche quei trattati, come appunto ben sottolineato, hanno così tagliato e diviso popoli molto, estremamente differenti, ci potrebbe forse dare la possibilità di far comprendere meglio quello che avviene. Comunque, al di là del fatto, giustamente, siamo quasi alla conclusione e mi sembra doveroso appunto che siamo arrivati con anche le vostre domande, la riflessione su quello che abbiamo ascoltato fino ad ora, su questi punti interrogativi che sono importanti, soprattutto occupano ognuno di noi, dovrebbe fare meglio. E quindi se qualcuno, non so, volesse fare una domanda ai due dottori, sia al dottor Flavio Lotti che al dottor Roberto Sacco, la sua riflessione riguardo a quello che ha sentito, quello che stiamo vivendo, ben venga, assolutamente. Anche una riflessione personale su quello che non è stato non sempre chiaro, visto che è tutto abbastanza caotico, viviamo anche in questo caos di informazione, di poca chiarezza per poterci in qualche modo orientare. Prego. Sono un urbanista, ma tanto si sente meglio così, Si sente meglio così, ma sicuro. Quindi sono totalmente d'accordo con lei che la guerra è una follia, non è che ci proclama Dostoevskij a 10. Vero è che il muro è stato abbattuto, poi il muro che è 480 km tra Israele e Palestina, e su e parte, 6 metri, 400 passi, no? E stanno costruendo ancora. Bene, detto questo, lei non crede che non è possibile raggiungere la pace perché le sette sorelle, famose, sono sempre quelle, hanno deciso che ogni fine guerra
sia fredda che calda, c'è una rimozione di bisogni e quindi ci vengono più bene. Solo questa è la ragione. Nessuno vuole il bene comune se non concorda con il proprio. Volevo sapere la sua impressione. Grazie. Così poi magari insieme. Un'altra riflessione. Io basta. No, no. Ce l'avamo riuscita con lui. Una domanda sul livello internazionale, cioè sulla possibilità per l'ONU, per l'Organizzazione delle Nazioni Unite, di cambiare, di portare qualcosa in futuro. Io ricordo le manifestazioni anche organizzate a Perugia, no? L'ONU dei popoli, qualche processo partito dal basso con i rappresentanti di vari paesi, la benevolente funzione di organismi di formazione diversi come quelli a lavoro. Dal momento che ci ha detto però che i paesi produttori di armi sono soprattutto i 5 membri permanenti delle Nazioni Unite, come possiamo avere fiducia in questo organismo? Ti chiedo a Flavio se si muove qualcosa a livello internazionale per una modifica delle Nazioni Unite, se la spinta dal basso, quella forza dell'opinione pubblica che all'inizio degli anni 90 ci eravamo illusi che potesse contare qualcosa, parlo di illusione perché continuiamo a impegnarci, certo, però vediamo che gli sforzi così dal basso finora non hanno condotto. Se potete dirci qualcosa su questo, sulle forze che a livello internazionale operano per la pace. Grazie. La perdita del sensazione di pericolo, professore, no? Ce l'abbiamo tutti. Tutti, appena vediamo il che possiamo fare? Non ci ha detto la soluzione della questione. Sì, facciamo la marcia alla pace. Ci stanno sentendo il discorso che la domanda da l'Afghanistan ci hanno chiesto, oppure il costo dovuto ai casi delle discussioni, ecco loro. Lei è d'accordo da Aviano a partire? Aveva chiesto niente nessuno. A caso le ammazza il casino. Cosa possiamo fare individualmente, stasera? Che possiamo fare tra noi, quindi ammazza quelle tre fornite, c'è questa cosa, non è che mi ci può dare. Anzi, ci deve spingere ad agire con ancora maggiore forza.
maggiore determinazione insieme. Quindi il primo grande problema è recuperare, far diventare collettiva questa domanda che mi fanno. Non ci sono risposte individuali, ci sono cose che certamente possiamo fare noi come persone, che riguardano però gli altri piani della costruzione della pace, quella che parte dalla rimettere in discussione le mie relazioni con gli altri. Io vivo soltanto con quelli che stanno dentro il mio mondo, o quale relazione ho con quelli che stanno nei loro mondi, che sia il mio vicino di casa, che sia il mio vicino di scuola, o quello che arriva, vedo alla televisione, insomma, no? Sbarcare e magari essere trattato in condizioni inaccettabili. Questo è il punto, diciamo, personale. Poi c'è una dimensione collettiva e noi non ce l'abbiamo più, perché negli ultimi 20-25 anni ci è stato detto che non era importante quello che si faceva insieme. Tutte le manifestazioni per la pace, i processi di cambiamento dell'ONU, i tentativi di dare voce alla società civile mondiale, non è che sono state delle illusioni, sono state bastonate. Lì sì, c'erano anche sette sorelle. Il vero problema di oggi è che il mondo è fuori controllo, Roberto diceva bene, non è che c'è qualcuno che sta, magari ci fosse qualcuno che sta manovrando queste cose, almeno sapremo che aggredendo quel qualcuno forse da qualche parte andiamo, no? Non è così. È un'altra cosa la categoria di quelli che ne approfittano, perché ci sono quelli che sanno cavare fuori il meglio per loro da tutti questi disastri, che ne approfittano, che stimolano, no? 85% della produzione d'armi, no? I francesi, si dice, ma non è che lo scrive i giornali francesi, che la Francia si stia coinvolgendo in Yemen, oltre che per i grandi principi, eccetera, eccetera, anche perché c'è una grande partita di satelliti che, militari, che la Francia vuole vendere all'Arabia Saudita. E quindi bisogna dimostrare che questi satelliti funzionano, sono uno strumento, tant'è che si dice che l'intelligence francese è molto più efficace di quella americana di Yemen, quindi c'è più chance, diciamo, l'industria delle armi della Francia, diciamo, rispetto al resto del mondo. Ecco, mi fermo qua perché non c'è tempo per lasciare a Roberto Savio. Lo spazio per il cambiamento è difficile, è piccolo e ristretto, è difficile, ma c'è come in tutte le peggiori situazioni. Guardate, non c'è un solo, Roberto mi può smentire, non c'è un solo luogo dove si spara nel mondo in cui non ci sia qualche esponente di società civile che sta provando a fermare quella tragedia, e che ci sta provando con determinazione, e che nonostante che poi vieni perseguitato perché sei, difendi i diritti umani o alzi la voce in difesa o nella ricerca del dialogo anziché delle armi, c'è e si continua ad andare avanti. E bisogna saper poter credere in questo, questa è la forza. Per questo mi viene sempre in mente la frase di Eleonora Roosevelt: se non basta parlare di pace, uno ci deve credere. Noi spesso parliamo di pace, ma non ci crediamo. Ci crediamo che abbia secondo me la guerra, ma siccome non ci crediamo, non ce la facciamo. Vorrei dire molto rapidamente tre cose complicatissime. La prima, guardate che è di noi questa, che apparentemente sembra un mito, in realtà fanno parte di un meccanismo che è nato, che è la transizione di una società che cominciamo ad un'altra che si sta prendendo. Sul fatto che il mondo così com'è non sia sostenibile, oramai lo sostengono la maggior parte dei cittadini. Quindi il che fare diventa un problema che nascerà dal momento in cui questa coscienza cittadina diventa talmente valida che porta a un cambiamento della politica. Questo è un atto. Se voi guardate il movimento della politica in Europa negli Stati Uniti negli ultimi tempi, c'è la radicalizzazione della proposta politica di fronte alla crisi. Tutti ci sentiamo in crisi.
questa che vede il secondo punto, molto rapido, come il tema delle Nazioni Unite. Le Nazioni Unite nacque in un momento in cui il mondo voleva una governabilità mondiale, c'era stata la guerra mondiale 70 anni fa, e i vincitori volevano un centro di guerra in un angolo naturalmente forte. Noi abbiamo dei documenti che oggi non sarebbero possibili. Voi pensate che oggi si potrebbe adottare una carta come quella dei diritti umani, così rivoluzionaria e così globale? Oggi in realtà negozierebbero a morte per qualche documento. Pensate che oggi si potrebbero fare le Nazioni Unite con gli Stati Uniti come membro fondatore che si impegnano a pensare il 25% del bilancio delle Nazioni Unite, quando gli Stati Uniti hanno cercato di non pagare il bilancio delle Nazioni Unite durante tutti i 20 anni. Cioè, noi abbiamo rinvenito dal punto di vista della capacità del dialogo internazionale, non abbiamo avanzato. Per questo parlo di crisi, perché quando lo guarda le Nazioni Unite vede che è stato sfidato prima il commercio, non hanno avuto la finanza, la finanza e il commercio sono i due motori della globalizzazione. La finanza oggi è 40 volte l'economia adesso. E gli Stati Uniti e le Nazioni Unite non hanno più nessuna presa, né sul commercio, né sulla finanza. E gli rimangono tutte cose che, diciamo, secondo la nuova economia, l'economia moderna, che è uscita, sono non produttive. L'educazione, la salute, cioè tutti i temi, diciamo, che non sono mobili. Tutto ciò che è mobile è stato preso dalla globalizzazione e tolto dalle Nazioni Unite. Allora, le Nazioni Unite sono una crisi profonda, perché dopo 70 anni non si è fatto nessun cambiamento. Domanda: questo è un tema che rimane per detti lavori? No, perché voi andate nel mondo e trovate milioni di persone che sono convinte che bisogna cambiare il rapporto internazionale. Terzo punto, su come non ci sia governabilità internazionale, basta vedere con due semplici fatti. Cambio climatico. Noi stiamo andando a una conferenza a Parigi, che sarà un disastro, e gli uomini divisi, l'umanità divisa fra vari stati, non riesce a salvare la Terra. E con questo abbiamo una inefficienza della situazione. Altro punto, quello della diseguaglianza sociale. La diseguaglianza sociale sta aumentando a ritmi senza precedenti. I 90 uomini più ricchi del mondo l'anno scorso hanno accumulato ricchezze pari al bilancio del Brasile e del Canada. C'è un'accumulazione di ricchezze paventosa, senza nessuna redistribuzione e nessun termine di giustizia sociale. Anzi, di meccanismi per proteggere i ricchi dalla tassazione e di meccanismi per cui abbiamo la classe media che sta comparendo. Secondo l'Oxfam, nel 2025 in Inghilterra avremo lo stesso tasso di diseguaglianza sociale del tempo della regina Vittoria. Tempo della regina Vittoria, nel British Museum, in libreria, c'era un signore che si chiama Karl Marx che scriveva le tesi sullo sfruttamento dei bambini. Allora, è utile tornare a una situazione che tutti sappiamo come poi è stata vissuta, le guerre, l'Unione Sovietica, gli scontri, tutto quello che sappiamo. Ci stiamo andando. Ora, io personalmente penso che questo modo non è sostenibile e penso che nella misura in cui la coscienza di tutti continua a crescere, arriverà un cambiamento epocale. Non c'è nessuno che ha scritto il manifesto, siamo tutti di fronte alle domande che ha fatto il Signore, io che posso fare? Però c'è un cambiamento importante, quello delle coscienze, del fatto di sapere che questo mondo così com'è non va, che non è giusto che i giovani di oggi, quando andranno in pensione con 480 euro mensili, secondo le Nazioni Unite. E questo, se mai avranno una pensione, e questo è il mondo in cui andiamo, è un mondo sostenibile,
un mondo in cui il presidente della Gento guadagna 55 milioni al mese, se questo è un mondo sostenibile, io lo capisco. E credo che questo è un fatto di cui persone come noi, se invece andare a passeggiare sotto un giornale insomma, ci sono qui a parlare di queste cose, siamo parte di un processo di fondo di un cambiamento che è nato, che noi non possiamo prevedere come sarà, ma sappiamo che tutti i loro, questi dibattiti, questi libri, queste cose che esistono, stanno per cambiare. Quando avevo un'idea, devo dire, quando ero ragazzo, il tema da donna non esisteva. I giornali, il tema da donna non esisteva, non c'era nessuno. Dalla conferenza della creazione del dibattito della donna, che è quello del Messico delle Nazioni del 1970, a quella di Pechino del 1995, c'è stata una differenza fondamentale. Io ero quella del Messico. Il delegato è un uomo, il presidente della commissione, il ministro del Messico, un uomo, e non ho venuto tutti i nomi parlavano delle donne. Perché non c'è dolore, ma questa è una cosa di funzione. Per cui nel 75 la conferenza è proprio il contrario di sistema, l'agenzia sfruttata della donna. Nel 92, al congresso di Pechino, le donne hanno preso in mano la conferenza, gli stati è purtroppo. Perché ho fatto la piattaforma come e sono riuscito a prendere una cosa. Quello è la capacità di ridurre questa mancanza di coscienza. È solo inizio, perché noi abbiamo compiuto nulla, poi sul piano di distribuzione del potere. Sul piano di distribuzione del potere c'è un vetro che ferma le donne e a un certo punto gli si ferma. Però adesso voi non siete nessuno che per il giro non dando lip service, cioè dichiarazioni di principio su una ragazza di genere. Una volta c'era, io nella mia vita ho avuto tre casi di persone che non accettavano di lavorare sotto donne. Oggi questa cosa non c'è più. Cioè il mondo sta andando avanti. Purtroppo quello di una donna è un caso clamoroso, perché non solo sono la metà dell'umanità, ma sono quelle che sono più produttive. La produzione di beni e servizi nel mondo femminile è del 63% contro quella maschile del 47%. Statistica ufficiale dell'Organizzazione Internazionale. E oltretutto appaiono meno corrotte nei casi di amministrazione pubblica, appaiono più efficienti nel lavoro che fanno, cioè un mondo in cui noi abbiamo il 50% dell'umanità, la capacità di partecipare a tempo pieno è un'altra prova del fatto che questo mondo non sta funzionando. Grazie.
partecipazione, grazie soprattutto perché ci ha permesso di poter analizzare e anche interrogarci sul nostro operato. Quindi, come diceva anche il signor Bruno Luri, no? Che cosa devo fare da oggi? Cominciamo subito uscendo da queste mura per poi andare a vedere che lavori, perché possiamo e bisogna crederci, che è il fondamento principale, la prima cosa. Grazie a tutti.